Amici di TV Mondo, siamo qui a Palazzo Pirelli, Regione Lombardia, per la presentazione e rilancio dei vini della Lombardia. Compagnia dell'assessore all'agricoltura della Regione Lombardia, il dottor Giulio De Capitani. Grande fermento nel mondo del vino per la Lombardia. Grandi progetti, ce li può raccontare? Sì, è il caso di dirlo, parlando di vini, che c'è un gran fermento, c'è anche una soddisfazione, mi sembra, di aver condiviso con gli operatori che hanno presentato questa mattina la 12ª edizione di Vini di Lombardia, una manifestazione che tra l'altro è corredata da una serie di altre iniziative che mettono naturalmente in primissimo piano i vini di Lombardia, ma anche quelle che sono le produzioni agroalimentari, che forse sono meno conosciute rispetto a quanto meriterebbe di essere. Noi abbiamo più di 300 prodotti agroalimentari di qualità nella nostra regione. Queste manifestazioni, che partono dalla consapevolezza dell'importanza anche del settore vitivinicolo, di fatto però mettono in mostra tutta la scacchiera produttiva della nostra regione. Io mi complimento anche per un'iniziativa che è fra quelle che sono collegate a questa 12ª giornata dei vini a Lombardia. Il fatto di essere riusciti a Scovilo e altre associazioni, a Scovilo, ricordo per chi non lo sapesse, è l'associazione dei consorzi dei vini della Lombardia, di essere riusciti, dicevo, a mettere assieme una carta dei vini della nostra Lombardia. Direttore di Ascovilo, questa manifestazione che è Soci Bocconi, la giornata a Palazzo Lombardia, in Piazza Lombardia con i produttori, abbiamo unito le competenze in modo da creare una prima carta di vini di Lombardia diffusa. I vini di Lombardia sono già in carta in Lombardia, ma una carta di vini di Lombardia completa, completa di tutte le denominazioni, completa soprattutto di quel saper fare di Lombardia che ancora forse non è chiaro a tutti i nostri ristoratori. La Lombardia, ricordiamo, oltre ad essere una regione importante dal punto di vista agricolo, la prima in sostanza, dal punto di vista viticolo, è la quinta eccellenza italiana, non in termini produttivi ma in termini di qualità. Il 26-27 novembre, cosa accade in Lombardia e precisamente a Milano? Occupiamo Città di Lombardia e la piazza Città di Lombardia nel nuovo palazzo regionale. In quell'occasione 50 aziende vitivinicole, aziende di prodotto, strade dei vini si riuniranno sotto una grande piazza, si potrà degustare, conoscere i produttori, acquistare del vino, acquistare dei prodotti alimentari e soprattutto 3 giorni in compagnia con un sistema viticolo regionale che vi assicuro è molto bello da conoscere. 27, 28 e 29. Bene, non ci resta altro che essere tutti presenti.